Glauco Mauri, Il canto dell'usignolo. L'usignolo è William Shakespeare. Sì, esatto. È un'idea che mi è venuta leggendo una piccola novella di Efrain Lessing, e che narrava di un pastore che in una serata di primavera diceva a un usignolo: "Usignolo, perché non canti più? È da tanto tempo che te ne stai muto. Il tuo canto era così dolce, nei momenti di tristezza mi teneva compagnia. Ma perché non canti più?" E l'usignolo gli risponde: "Ma tu non senti come gracidano forte le rane? Fanno tanto, tanto chiasso che io ho perso la voglia di cantare, ma tu non le senti?" E il pastore gli risponde: "Sento che, certo che le sento, ma è il tuo silenzio che mi condanna a sentirle. E allora, per non sentirti tanto gracidare della banalità e a volte della volgarità che ci circonda, perché ogni tanto non elevare un canto di poesia?" Ecco, questo è il canto dell'usignolo. È il fulcro del canto dell'usignolo. Poi la cosa bella è che ci sono 7-8 pezzi tra i più importanti di Shakespeare, tratti dal Re Lear, dal Riccardo II, dal Tutto per bene, e ci sono anche 4 sonetti che generalmente non vengono mai fatti in una serata tipo questa. E questo, il canto dell'usignolo, l'abbiamo dato tante volte, in tante città, e ha sempre ottenuto un successo particolare, perché è la prima volta che non adopero questa parola che non mi piace, recital, ma è la prima volta che in una serata di poesie gli attori che dicono le poesie parlano col pubblico e commentano e cercano di spiegarle in maniera poetica il senso di quella loro scelta. E questo rende tra il pubblico e noi una specie di relazione diversa dal solo dire una poesia e basta. Anche un fatto di rapporto, di relazione umana, questa nostra, diciamo, spiegazione poetica della poesia che diremo. Noi siamo la stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, e alla nostra vita breve fa corona nel silenzio della notte, il sogno.